Ci troviamo col direttore di Rinascita, dottor Ugo Gaudenzi. Lei ha parlato di una circolare trabucchi, ecco, è quasi introvabile, neanche negli atti parlamentari, neanche nel sito. Ma ci vuole spiegare un attimino di cosa si tratta, questa circolare trabucchi? Spiego come sono arrivato a conoscere l'esistenza di una circolare trabucchi. Qualcuno si ricorderà che a un certo momento, in uno degli ultimi governi Craxi, anzi degli ultimi governi del CAF, Craxi, Andreotti, Forlani, prima di Marie Curie, ci fu una notevole polemica interna al governo italiano su quella che Rino Formica, allora ministro del commercio estero, socialista del governo Craxi, aveva definito sovranità limitata dell'Italia. In che anno siamo? Diciamo che siamo intorno all'87-88. La cosa provocò ampi riflessi, ampi conflitti, sia esterni sia interni al governo. Esterni ovviamente da parte dell'ambasciata americana, che si sentì quasi tradita dalla colonia Italia. Dall'altra parte, interni, perché Andreotti, allora se non mi sbaglio, era il suo turno di rappresentare l'Italia all'estero, si trovò a dover giustificare in qualche modo questa sovranità limitata dell'Italia. In una cena, in un ristorante romano, e qui è Rino Formica che ne parla, che ne ha parlato a me proprio personalmente un paio d'anni dopo, in una cena sempre a tre o quattro persone insieme a Ugo Intini e ad altri che mi ricordo in questo momento. Rino Formica affermò che ci fu questa cena a tre, Craxi, Andreotti, Formica, per cercare di dipanare questo problema che stava veramente terremotando il governo. E Craxi prese la parola e cercò di intervenire dicendo: scusa Giulio, dimmi te se esiste o meno una sovranità limitata, un atto ufficiale che riguardi la sovranità limitata dell'Italia rispetto agli Stati Uniti d'America. Ovviamente stiamo parlando degli Stati Uniti d'America. Dopo una pausa Andreotti rispose: sì, c'è. Mi ricordo della circolare trabucchi. Detto questo, stette zitto e finì in questo modo, senza nessun'altra spiegazione a questo momento d'incontro. Rino Formica disse: ma che cos'è questa circolare trabucchi? Tornato al ministero il giorno dopo, diede ordine ai suoi collaboratori di ricercare questa circolare ministeriale che riguardava proprio il suo ministero, perché era il Ministero del Commercio Estero. Trabucchi era un ministro democristiano degli anni 50, poi diventato famoso per le cronache per lo scandalo, virgolette, banane, le banane della Somalia, che era ancora un protettorato italiano, che aveva comunque la possibilità di esportare in Italia i suoi frutti, che poi fu importazione italiana che fu completamente messa fuori gioco dall'intervento delle multinazionali, la Chiquita e le altre Monti eccetera americane, che eliminarono questo monopolio americano delle banane attraverso proprio questo scandalo, lo scandalo delle banane, si chiamò così. Ritornando alla circolare Trabucchi, finalmente uscì fuori nel suo ministero. Ed era una circolare estremamente anodina, semplicissima. Diceva che tutte le merci e tutte le persone che provenivano da paesi alleati, virgolette alleati, ovviamente in quel periodo c'era l'Allied Force in Italy, che era l'occupazione militare dell'Italia e quindi la NATO, tutti i paesi
tutte le persone e tutte le merci che provenivano da questi paesi alleati avevano diritto di circolazione e di uscita e ingresso all'interno dei nostri confini, dei confini italiani, senza alcuna limitazione. Punto.